Buongiorno a Vittorio Cogliati Idezza, presidente nazionale di Legambiente. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Come associazione avete aderito alla terza edizione del Festival dell'Energia che anche quest'anno si svolge a Lecce dal 20 al 23 maggio, 4 giorni di incontri, convegni, dibattiti al quale voi non volete assolutamente mancare. Beh, ormai è diventato un appuntamento importante a livello nazionale, anche se ha soltanto 3 anni. Noi in realtà abbiamo collaborato in forme diverse fin dall'inizio, quest'anno saremo presenti anche in forma più incisiva e massiccia degli altri anni. Senta Presidente, proprio in questo fine settimana, oggi compreso, la sua associazione sta tenendo dei banchetti informativi, sul nucleare per spiegare quali sono le caratteristiche, per esempio, del nuovo reattore ERP che l'Italia vorrebbe importare come tecnologia francese. Il nucleare, come sa, è uno dei temi principali del festival. Può spiegare a beneficio di chi ci segue in rete la posizione di Legambiente anche rispetto ai recenti atteggiamenti e decisioni del governo. La posizione è molto semplice, noi pensiamo che il nucleare non serva all'Italia, non serva dal punto di vista del bilancio energetico perché non diminuisce la dipendenza dall'estero, tant'è vero che tutta la tecnologia che useremo sarebbe importata dalla Francia, senza considerare il fatto che noi non abbiamo miniere di uranio. Siamo contrari perché il livello di sicurezza degli impianti non è migliorato, addirittura a novembre del 2009 le agenzie di sicurezza della Francia, del Regno Unito e della Finlandia hanno denunciato questi impianti di EPR perché i sistemi di sicurezza non sarebbero garantiti e lo dicono due paesi, anzi tre paesi, compreso il Regno Unito, che hanno il nucleare, quelli come Francia e Finlandia che stanno costruendo sul proprio territorio due impianti come quelli che si vorrebbero costruire da noi. In più c'è un problema dei costi. Sui costi bisogna essere molto chiari, non c'è nessun in costruzione di impianti nucleari nel mondo che non sia fatta con i soldi pubblici. Lo stesso amministratore delegato dell'Enel ha sostenuto a luglio del 2009 che avrebbe chiesto un prezzo fisso per garantito, ha detto, in bolletta in modo tale da garantire gli investitori, che significa che se grazie all'aumento delle energie rinnovabili, il costo dell'energia dovesse diminuire, noi avremmo comunque un costo fisso dovuto al nucleare. In più, le previsioni economiche che sono state fatte, per esempio per costruire l'impianto in Finlandia o Olkiluoto, si sono raddoppiate, quindi le previsioni economiche che vengono fatte, sono tutte sottostimate. I costi sono molto più alti, sono costi pubblici che ricadranno sulle bollette degli italiani per un vantaggio in termini di energia elettrica prodotta assolutamente insignificante, perché parliamo di un contributo del nucleare alla produzione di energia complessiva del 5% e rispetto all'energia elettrica del 15%. Presidente, come lei saprà, si parlerà anche moltissimo di energie rinnovabili. In questo settore la nostra regione, la Puglia, vanta alcuni primati nazionali, però l'altro, il rovescio della medaglia è per esempio nel fotovoltaico. Negli ultimi 2 o 3 mesi si è discusso moltissimo di questa iperproliferazione di impianti fotovoltaici a terra che stanno portando, secondo alcuni, a una devastazione del territorio. Ecco, cosa ne pensa in specifico della situazione pugliese che lei conoscerà? La situazione pugliese è sicuramente all'avanguardia in Italia come regione in quantità assoluta di energia rinnovabile prodotta sia da eolico che da fotovoltaico. Anche nella indagine nazionale che noi facciamo sui comuni rinnovabili, molti comuni pugliesi sono nei primi posti in classifica. I problemi
dell'energia rinnovabile, dell'energia prodotta da fonti rinnovabili sono due sostanzialmente. Il primo è che richiedono comunque delle linee guida che non possono essere fatte regione per regione, ma devono essere nazionali anche per dare l'ordine al mercato. E il secondo elemento è che devono essere assolutamente intrecciate tra fonti diverse, perché a seconda del territorio può essere utile avere a disposizione il vento piuttosto che il sole, piuttosto che le biomasse. Per quanto riguarda il fotovoltaico a terra, bisogna stare attenti, anche qui senza ideologismi, da una parte senza, diciamo, riducendo il valore degli incentivi per il fotovoltaico a terra in modo tale da sviluppare soprattutto quello sui tetti, in particolare i tetti dei capannoni industriali. E in questo modo si finirebbe per evitare di mettere in competizione l'agricoltura con il fotovoltaico. Voglio dire che una cosa è mettere pannelli fotovoltaici in cave abbandonate, altra è metterli in terreni agricoli che possono tornare alla produzione, anche perché in molti terreni forse è più fruttuoso utilizzare le biomasse, quindi coltivare in quei terreni anche in funzione di quelle che vengono chiamate le agrienergie. È un sistema, diciamo, articolato che deve intrecciare le diverse fonti senza mettere in competizione le parti migliori dell'economia italiana, e l'agricoltura di qualità sicuramente una di queste. Sì, Presidente, una domanda invece più generale volevo porle. Il mondo dell'ambientalismo italiano, che certamente non è monolitico ma è composto da una serie di mosaici che hanno identità e anche velocità diverse rispetto alle grandi tematiche ambientali italiane, viene ormai sollecitato da più parti a superare la posizione del no a priori del quale legittimamente o meno viene accusato. Ecco, Legambiente come si pone in questo dibattito? Noi per esempio abbiamo avuto modo di intervistare qualche giorno fa la presidentessa di Amici della Terra e prima ancora addirittura Chicco Testa, che in maniera provocatoria ha fondato un'associazione che lei come saprà si chiama PIMBY, Please in My Backyard. Per cui c'è da più parti la sollecitazione, come dire, a venire fuori da un'opposizione a priori. Ora chiedo un suo giudizio del merito di questa accusa e poi la posizione di Legambiente. Ma l'ambientalismo ormai ha una sua storia e, come tutte le storie, ha culture, diversi approcci. L'ambientalismo è stato volutamente accusato e racchiuso sotto lo slogan dell'ambientalismo del no. Questo è derivato anche da errori fatti all'interno del movimento ambientalista. Basta pensare all'atteggiamento tenuto sulla questione dei rifiuti in Campania, dove il non voler, il opporsi all'apertura di necessarie discariche ha significato andare all'emergenza che tutti conosciamo, come in altre epoche l'idea della moratoria sulle discariche, che se oggi noi dovessimo chiudere tutte le discariche in Italia significherebbe trasformare improvvisamente tutto il paese in una grande campagna. Quindi bisogna stare molto attenti da questo punto di vista, però noi rifiutiamo sostanzialmente questa etichetta dell'ambientalismo del no. Un po' rifiutiamo tutte le etichette, però a noi interessa molto invece quella dell'ambientalismo scientifico, che vero sia, noi produciamo delle analisi scientificamente argomentate sulle cose che vanno fatte, su quelle che non vanno fatte, quindi diciamo sì e no a seconda delle situazioni, dei contesti e delle prospettive che si aprono, tenendo conto che l'ambientalismo non è una nicchia, ma ha a che fare oggi in particolar modo con la questione del lavoro, ancora di più ha a che fare con il problema del precariato dei giovani, ha a che fare con la crisi economica e su tutt'altro fronte ha anche a che fare con la coesione sociale, quindi con la capacità dei paesi, delle comunità di accogliere anche gli stranieri, perché abbiamo tutti bisogno che chiunque, diciamo, calpesti il suolo italiano abbia un atteggiamento di cura nei confronti di questo territorio, ed essere introdotti, inseriti dentro i meccanismi del paese può solo portare dei vantaggi a tutti quanti.
Bene, Presidente, io la ringrazio per la disponibilità e le do appuntamento a Lecce, aspettiamo con grande piacere il contributo di Legambiente, sicuramente molto atteso. Grazie a voi e buon lavoro.